Ciao a tutti, oggi prepariamo le melanzane ripiene di pasta. Gli ingredienti saranno melanzane, pasta, formaggio, passata di pomodoro e mozzarella. Naturalmente troverete tutti gli ingredienti e le dosi nel link. Ora procediamo a tagliare le melanzane. Eliminiamo le parti che non ci servono e tagliamo la melanzana in questo verso. Così. Pratichiamo un'incisione con il coltello in questo modo, in modo da dare un piccolo taglio alla melanzana e con un cucchiaio andiamo a svuotare le melanzane. Fa niente che la melanzana non risulterà intera, tanto la dobbiamo tagliare per farcire la melanzana, così. Ora fatto. E questa è la nostra barchetta di melanzana. La mettiamo qui e lasciamo qui la coppa. Ne faccio un'altra per farvi vedere. Quindi pratichiamo un taglio così, in modo diciamo da preparare l'inserimento del cucchiaio, così. E così. Vedete? Ho praticato un taglio tutto intorno alla melanzana. Ora con il cucchiaio andiamo togliere la melanzana dall'interno. Così. Ecco. Io ho utilizzato questo cucchiaio che, come vedete, è molto sottile. E quindi ci facilita moltissimo il nostro lavoro. Ok? Ora, che cosa facciamo? Andiamo a tagliare la polpa delle melanzane. Quindi facciamo così, tagliamo questa parte così. E le andiamo a tagliare a pezzi. Facciamo lo stesso con le altre melanzane. Naturalmente io ne farò due, voi procederete per la quantità di cui avrete bisogno. Ok, ora tagliate le nostre melanzane, le andiamo a soffriggere in olio extravergine di oliva. Andiamo a soffriggere le nostre melanzane in olio extravergine di oliva. E le soffriggiamo fino a cottura, aggiungendo già del sale in modo da far fuoriuscire l'acqua di vegetazione delle melanzane e farle cuocere in minor tempo. Nel frattempo, ho preso le nostre barchette di melanzane e le ho adagiate in una teglia. Ho messo un po' di sale e di olio e vado a fare una prima cottura in forno. Cotta la pasta e data una prima cottura alle nostre barchette di melanzane, procediamo a farcirle. Quindi, cosa facciamo? Vi ricordo che queste sono state già leggermente salate e ho aggiunto anche un filo d'olio. Andiamo a mettere un po' di sugo sulla base, così. E ora aggiungiamo le melanzane alla pasta. Questo è l'interno delle melanzane che abbiamo tagliato prima. Mescoliamo, aggiungiamo della passata di pomodoro, del basilico. Mi raccomando, sempre tagliato con le mani per non farlo ossidare. E del formaggio.
Io sto utilizzando il parmigiano, voi potete utilizzare il grana, potete utilizzare del pecorino, quello che preferite. E poi la mozzarella. Mescoliamo il tutto. E già così ha una bella faccia. E adesso andiamo a farcire le nostre bacchette. Passiamo all'altro. E finiamo con l'ultima. Ecco, questo è un primo piatto veramente comodissimo da preparare, soprattutto durante le festività o quando si hanno degli ospiti, perché lo potete tenere così già pronto e poi all'ultimo momento infornare. Io li sto facendo belli pieni, così una melanzana a testa e stiamo a posto. Penso che ci siamo. Questa pasta che è avanzata, poi magari ci faccio una monoporzione in una terrina. Ok, ora cosa facciamo? Andiamo a metterci magari qualche tocchetto di mozzarella se non ce n'è abbastanza, ma ce n'è abbastanza. E poi il formaggio. E la passata di pomodoro. A ricoprire il tutto, così. Naturalmente un po' deve andare anche sulla base perché deve permettere alla melanzana di terminare la cottura, quindi facciamo questo. Ora le avviciniamo in modo da stare belle vicine vicine e cuocere più facilmente. Un altro poco di passata e adesso queste andranno in forno a 200 gradi fino a gratinatura, quindi 20-25 minuti circa. Ci vediamo dopo con le barchette di melanzane ripiene di pasta cotte. Ed ecco la nostra barchetta di melanzana appena sfornata. Eccola qui. Pronta per essere mangiata. Ciao a tutti, grazie per aver seguito questa videoricetta. Alla prossima. Ciao!